Piroma condivide pienamente questa manifestazione perché ci sono solo alcuni allevatori che non vogliono pagare alcune multe che ha erogato l'Unione Europea e che in particolare circa 40.000 allevatori invece hanno ammortizzato, pagato nel corso di questi ultimi tempi. Questo porterebbe a un rischio di grave infrazione a danno dell'Italia a carico di tutti i contribuenti. È un'iniziativa della Lega che appoggia questi pochi allevatori. Io sono Giovanni Biondi, sono il coordinatore di Api Cremona e vengo anche da una famiglia di allevatori, quindi vivo direttamente questa questione. Peraltro Cremona e Brescia sono le due realtà centro della zootecnia a livello nazionale e condivido le cose che si dicevano. Noi abbiamo 40.000 agricoltori in Italia che producono latte. Di questi ce ne sono 232 che, sostenuti politicamente dalla Lega Nord, chiedono di non pagare queste multe, di rateizzare, di portarle avanti altri 6 mesi, e noi siamo totalmente contro questa ulteriore deroga. Peraltro ce ne sono altri 500 su 40.000 che non hanno rispettato la normativa e anche per questi noi chiediamo che vengano regolarizzati, perché guardate, ci sono due conseguenze. La prima è un'ingiustizia all'interno del mondo agricolo, perché non è giusto che il 98% degli agricoltori rispetti la legge e il 2% no, e che ci sia un partito come la Lega Nord, che fra l'altro spesso fa battaglie di legalità e che invece in questo caso difende degli agricoltori scorretti, che sono il 2%, sono due aziende su 100. E poi c'è un problema generale, perché se l'Italia non rispetta questa normativa avrà una sanzione dalla Comunità Europea che sarà caricata sulla fiscalità generale, quindi tutti i cittadini italiani dovranno pagare delle tasse per in qualche modo come dire, rispondere a questa multa che arriva dalla Comunità Europea.